la gente, benvenuti in questo nuovissimo video sul mio canale. Io sono Irene, ragazzi, oggi ci troviamo nell'ottavo vlogmas qui sul canale. Ieri è uscito il video in cui io e mia sorella andavamo a fare l'albero di Natale, poi mettevamo tutte le varie altre decorazioni natalizie per casa. Quindi se ve lo siete perso lo trovate sempre nelle in alto a destra, come ogni vlogmas, insomma. E niente, ragazzi, oggi, come avete letto dal titolo, vi porto con me in una daily routine in un giorno di festa, quindi che può essere la domenica o comunque una delle prossime festività in arrivo. Ci tenevo solo a farvi sapere che non sarà niente di speciale, perché purtroppo non posso riposarmi o fare delle cose fighissime, bellissime, eccetera, anche perché uno, siamo ancora in quarantena perché il lockdown comunque non è finito. Ieri sono uscita per fare un attimo la spesa, stavano ancora tutti i negozi chiusi, quindi non posso fare granché, e tra l'altro sono anche in sessione invernale, quindi è ancora peggio, diciamo. Ma che cosa ho fatto da stamattina quando mi sono svegliata? Beh, innanzitutto oggi è domenica, è il 6 dicembre e mi sono svegliata alle 8, perché oggi da me c'è un cattivissimo tempo. Infatti mi sono svegliata a causa di un tuono fortissimo che mi ha fatto letteralmente saltare nel sonno. Come vedete qua sta tutto bagnato e fino a pochi secondi fa stava ancora piovendo. Quindi niente, mi sono alzata verso le 9:15, perché comunque sono stata un'altra oretta nel letto per vedere se riuscivo a riaddormentarmi, ma non ha funzionato. Più o meno alle 9:15 comunque mi sono alzata, sono andata in cucina e sono andata a fare colazione. Non ho registrato niente perché in realtà ho deciso da pochissimo di iniziare questo vlog, quindi vi racconterò giusto quello che ho fatto, tanto non vi siete persi niente. Niente, sono andata a fare colazione, ho guardato un po' le notifiche come faccio tutte le mattine, ho risposto a un paio di commenti su YouTube e poi mi sono messa a fare francese, perché sì, sto studiando francese in questo periodo e mi stavo facendo degli schemi a cascata in modo da ricordarmi le cose principali e non stare troppo in ansia. E devo dire che questo metodo sta funzionando. Gli schemi in questione sono questi qua, che sto facendo su dei fogli. E sì, praticamente ho diviso il foglio in due sezioni. Per esempio, in questo caso, da una parte abbiamo la Francia geografica e di qua tutta la Francia politica, quindi sono solo le nozioni base. Poi qua ho continuato stamattina. Qua abbiamo un po' di cose riguardanti il turismo in Francia e qua dietro invece abbiamo la francofonia, la nascita della francofonia e tutte le varie cose a riguardo. Quindi come vedete sono degli schemi davvero molto ma molto schematici e brevi, che però sono utilissimi perché almeno così mentre scrivo ripeto anche, e tra l'altro non devo ripetere per forza dal computer, perché chi ha visto i miei passati video sul mio metodo di studio eccetera sa che scrivo, prendo appunti, faccio tutto al computer e non posso stampare fogli perché non ho una stampante a casa, quindi dovrei uscire, dovrei andare a stampare fogli e non c'ho voglia perché sono pigra. Però così facendo, con questa metodologia di schemi, comunque ho anche la possibilità di avere in forma cartacea ciò che ho scritto al computer. Quindi se non posso magari accendere il computer, oppure se non voglio accendere il computer, non fa niente, perché appunto gli schemi che mi aiutano. Comunque fino a circa un'oretta fa, cioè fino a mezzogiorno, ho fatto francese, sì, perché comunque fare quegli schemi e ripetere non è che richiede proprio pochissimo tempo, quindi è ovvio che ci vuole un bel po' per studiare e non è molto divertente. Tra l'altro adesso è lunedì 10 ho acceso il computer perché devo andare ad editare il video che avete visto ieri, dove io e mia sorella andiamo a fare appunto le decorazioni natalizie, andiamo a fare l'albero. Quindi direi che vado di là ad editare il video e dopo continuiamo questo vlogmas. Ok, questo è un po' ciò che è uscito fuori per adesso, non so perché si è buggato e non mi faccio andare avanti, quindi andrò avanti così, un po' il progetto, diciamo, che è uscito fuori. Vabbè, voi avete già visto il video comunque, e ovviamente c'è ancora tantissimo lavoro da fare, tipo mettere la musica in sottofondo, gli effetti green screen, qua sotto devo farci il parlato perché devo spiegare un po' di cose, e tra l'altro devo anche registrare degli intermezzi perché mi sono accorta che comunque non hanno un vero e proprio collegamento tutte le clip. Comunque adesso vado a salvare il progetto perché
Sono le 2:20, come potete vedere qua sotto. E devo andare ad accendere sotto al forno perché mamma mi ha fatto la lasagna. E chi mi conosce sa che io amo la lasagna, sono tipo Garfield. Quindi sì, ho salvato il progetto, adesso chiudo Premiere, vado ad accendere sotto al forno, do un'occhiata alla lasagna e poi più tardi mi sa che continuo con l'editing di questo video. Ok, ho acceso sotto il forno per la lasagna, come avete visto, quindi adesso ho impostato anche un timer su Alexa, che praticamente suonerà fra 14 minuti, così vado a mettere quell'altro pezzo di lasagna di mio fratello che si cuocerà prima perché non ha tutta la roba in mezzo, ma non sto qui a dirvelo, sotto al forno. E niente, nel frattempo continuo ad editare il video. E niente raga, è tornata mia mamma, quindi da adesso in poi se lo vede lei. Nel frattempo io continuo ad editare, quindi senza distrazioni, senza cose a cui pensare. E adesso vado a fare comunque tutti gli intermezzi che avrete visto sicuramente nel video di ieri. E rieccomi ragazzi, come avete visto ho pranzato con una buonissima lasagna, tra l'altro due piattoni, non uno perché uno è troppo poco, e ho appena finito di editare il video e sono le 15:10. Questo è il progetto, ve lo faccio vedere subito. Eccoci qua, il video è appena finito e questo è tutto il progetto. Beh, direi non male, no? Per 5 minuti e 10 di video. Qui niente, adesso lo metto anche a renderizzare in modo che ce l'ho pronto e magari dopo lo carico pure su YouTube facendo la miniatura e tutto il resto. E poi niente, mi sa che guarderò dei video su YouTube perché nemmeno ieri sono riuscita a vederli, quindi mi rilasso un pochino e poi più tardi usciamo. Ok, ho caricato il video su YouTube, ho fatto la miniatura, l'ho ottimizzato e l'ho programmato, quindi non devo fare più niente, il video per domani è pronto. E niente, adesso mi preparo, in realtà sono già pronta, mi devo mettere solo il giubbino che poi usciamo, però vado a casa di mia zia quindi non registrerò nulla e mi sa che ci rivedremo direttamente poi stasera quando torno a casa per chiudere questo vlog. Niente ragazzi, sono le 10:15, sono tornata a casa che erano verso le 9:50, quindi giusto 10 minuti prima del coprifuoco. E nulla, ho mangiato giusto due cosette al volo perché noi la domenica sera non ceniamo di solito, dato che a pranzo comunque mangiamo un botto. Adesso mi vado a fare una bella doccia e poi mi metto nel letto a riposarmi. Quindi direi che per questo video può essere tutto. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo domani per un prossimo video, sempre qua sul canale alle 18. Bella!